Il fattore classifica, si parte con Valtigno e Bacega che tocca all'indietro per Tobe. Ora Ruben. Le finte di Bacega, allunga il pallone verso Valtigno, spalle alla porta. Tra le mani di Espindola che va a rilancio lungo con le mani a cercare Bocao. Valtigno in anticipo di testa anche su Molitierno. Calcio d'angolo per l'Asti, palla che filtra, non ci arriva De Oliveira. Maglia dell'Asti, attenzione a De Oliveira, una finta, torna Valtigno su di lui. De Oliveira, palla che non passa, ci ha messo il corpo Molitierno. Molitierno, il lancio teso ma ancora basso, intercetta di nuovo Patrick Nora, poi Bertoni mette in movimento Cimanghigno, attenzione al sinistro di Cimanghigno che coglie solo l'esterno della rete. Molitierno prova ad accelerare i tempi, trova Pulvirenti che varca la linea mediana. Pulvirenti rimbucata per Scigliano per un solo. Ora parla Fitto proprio con Ruben, ha in mente qualcosa per l'esecuzione di questo calcio piazzato. Batte Valtigno direttamente verso la porta, Scigliano non ha un po' di spazio per tentare l'opzione personale, poi lo ferma Gustavo Bacega che riparte, superiorità numerica ora per Galisporto con Gianco. Valtigno tenta di agganciare, poi De Luca e pallone che finisce oltre la linea là di porta. Vantaggio per la Galisporto con Gianco, ci ha provato fino all'ultimo De Luca ma non è riuscito a spazzare via ed è stato lui l'ultimo a toccare, a depositare il pallone in rete. Ora vedremo a chi attribuire la rete. Comunque ultimo tocco per la Galisporto con Gianco di Valtigno, ultimo tocco Valtigno. Lo ricordiamo però con ultimo tocco di De Luca. Attenzione a Patrick Nora col sinistro. Pallone che gli è sbucato davanti, è stato bravissimo. Controlla con il destro, le finte di Bacega che non ubriacano Duarte. Prova ad andare lui uno contro uno. Attenzione Duarte, poi al centro per Patrick Nora. Il controllo, Bertoni, il destro, palo. Si salva con un pizzico di fortuna. Le conseguenze De Luca, poi Bocao. Paulinho non intercetta, De Luca ancora tenta. Su Cimanghigno che con il destro. Controlla De Luca che però passa in mezzo a due avversari. De Luca, Molitierno e poi prova a ripartire ancora la Galisporto con Gianco, con Ruben si è allargato già Paviera, il controllo con il destro, subito un avversario su di lui, il pallone verso Pulvirenti sul secondo palo, non riesce a indirizzare verso la porta, riparte il contropiede dell'Asti con Cimanghigno, il pallone lo tiene in campo, lo appoggia a Francesco Molitierno, controllo errato, attenzione De Oliveira, si gira De Oliveira e arriva la chiusura di Valtigno. Asti ha tentato invece un appoggio favorendo la chiusura, Romano di al volo con il sinistro e Molitierno blocca, non si è mai fermato in panchina, il lancio in avanti dato Romano ma è finito il tempo, non ci è arrivato per un soffio. Si riparte, palla Bianchini di Latina, Carlisporto con Gianco 1, Orange Futsalasti 0 nel corso del primo tempo, autogol alla fine, è stato deciso così di De Luca sul tentativo di Valtigno, rete che comunque fino a questo momento tiene avanti la Carlisporto con Gianco che ha chiuso, sistema il pallone nella lunetta, si muovono i compagni, limite dell'aria, palla per De Oliveira che sfugge, banda in questo momento, arriva Bocao che cambia gioco, De Oliveira si gira, De Oliveira, molitata fredda, Bocao. De Oliveira prova a liberarsi, Bocao, palla che filtra, Molitierno, grandissimo intervento col sinistro. Cimanghigno prova ad andarsene a Pulvirenti, il sinistro di Cimanghigno, ancora le mani di Molitierno, riparte ancora la Carlisporto con Gianco, con Giapaviera, rimbucata per Ruben, c'è spazio per Ruben, il passaggio verso Pulvirenti. Siglato nel primo tempo dalla Carlisporto con Gianco, grazie al tentativo di... Attenzione Pulvirenti, e ancora la deviazione di Bocao, palla oltre la linea di porta, il gol questa volta lo diamo tutto a Pulvirenti, è stato lui a tentare sul secondo palo, 2-0 per la Carlisporto con Gianco all'esordio in prima squadra, Pulvirenti raddoppia in gara 1 di quarti di... L'appoggio verso Valtigno, prova a chiuderlo Patrick Nora, finisce giù Valtigno, va da solo Valtigno, Valtigno, il destro di Valtigno che supera Espindola ed è 3-0 per la Carlisporto con Gianco che allunga ancora le proteste della panchina dell'Asti all'indirizzo dei direttori di gara, volevano il fallo su Patrick Nora di Valtigno, fallo che a nostro avviso non c'è stato. Ma e palla che si spegne di nuovo in fallo laterale, batte la Carlisporto con Gianco, Tobe Paulinho non trova la via del 3-0 per la Carlisporto con Gianco. Follador, De Luca attaccato da Ruben che gli porta via il pallone, attenzione Valtigno, doppietta di Valtigno, 4-0, fissa il risultato sul quadruplo vantaggio quando il cronometro segna meno 11:41, ancora il gol di Valtigno, 4-0, partita che si sta mettendo davvero bene per la Carlisporto con Gianco, risultato probabilmente in asso della Carlisporto con Gianco. Ora Follador, il controllo col sinistro attaccato, finisce a terra, De Oliveira mantiene il possesso del pallone, cede ancora a Follador, c'è spazio, De Oliveira accorcia subito le distanze,
Last. Lipe Folador, il sinistro, Molitierno, poi Nona, Molitierno ancora sui piedi di De Oliveira, non finisce a palla Bianchini, intanto ancora Ramon e ancora Molitierno con il corpo, poi Bertoni, Cimanghigno, Bertoni, palla che filtra, Ramon tenta un dribbling, Ramon, palla sotto le gambe di Francesco Molitierno, accorcia le distanze, resiste alla carica di Ruben, riparte poi Paulinho, c'è Pulvirenti, il controllo di Pulvirenti, deve superare un paio di avversari, gli porta via palla Bocao di forza, attenzione però al servizio, è per Ruben il sinistro di Ruben che incastra il pallone nell'angolo alla sinistra di Espindola, allungando ancora il vantaggio per la Carrisporto con Gianco che ora diventa di 3 reti, 5-2 il gol di Ruben, attenzione Valtigno che tenta di anticipare, poi Folladori il destro, la parata di Molitierno due volte, Molitierno ancora su Patrick Nora in uscita e poi arriva il fischio del direttore di gara. Patrick Nora, poi Lipe Folador, Bertoni scambia ancora con Folador, palla di ritorno per lo stesso Bertoni, De Oliveira, Nora, palla che filtra e trova il gol, l'Asti accorcia ancora le distanze, 6-28. De Oliveira si gira, punta la porta, Ramon, il sinistro di Ramon, trova solo l'esterno della rete. Valtigno prova ad andare in velocità, Valtigno il destro, esce Spindola, sbarra la strada opposta dove c'è di nuovo il capitano dell'Asti, Ramon, Nora, palla che filtra, De Oliveira e forse colpita ancora la base del palo. Carrisporto con Gianco ancora in vantaggio, palla verso Giapaviera che in qualche modo torna in possesso del pallone. Carrisporto con Gianco, palla per De Luca, Ramon, il destro di Ramon, Molitierno in due tempi toglie anche il pallone dai piedi di De Oliveira, poi il lancio per Ramon che mette giù bene, anzi Ruben del Giapaviera allunga ancora, 5-3, è stato bravissimo Ruben pescato da Molitierno a mettere giù il pallone, a vedere il movimento del compagno verso il centro, azione veloce della Carrisporto Coggianco che aveva tratto in inganno anche il sottoscritto che non è riuscito a seguirla a pieno con la voce, comunque Carrisporto Coggianco che allunga ancora, 6-3, il gol a 1,50. Valtigno, zona centrale, Valtigno tenta un destro che sorvola l'incrocio di Ramon. Nora, palla che filtra, ancora Molitierno questa volta però, non riesce. Bertoni allontana all'altezza del secondo palo Tobe, poi blocca Molitierno che cerca la porta vuota, il destro di Molitierno, ancora Folador, Ramon 6 secondi, 5, Ramon 3 secondi, il destro di Ramon, Molitierno ancora due volte su De Oliveira, un secondo al termine, mura l'azione dell'Asti, ancora Molitierno, palla sui piedi di Ramon ma arriva al suono della sirena, Carrisporto Coggianco 6, Orange Puzza l'Asti 4, gara 1 dei quarti di finale di quarti di finale scudetto, se la giudica la Carrisporto Coggianco con un match giocato alla perfezione sul Palabianchini di Latina, sul parquet del Palabianchini di Latina, mister Juan Luva a complimentarsi con tutto il suo gruppo, bravissimi, noi lo vogliamo dire, lo